Ecco cosa sappiamo di Nigel Cass. Sta lavorando a un progetto chiamato Temis. La carenza di informazioni è preoccupante di suo, e da quel poco che sappiamo, Cass vuole rimuovere l'elemento umano dalle forze dell'ordine. Sappiamo anche che collabora con Tidys, che è sempre un male. Tidys fa altri lavori per Albion, roba brutta come armi automatiche, algoritmi di puntamento umano. Quindi Tidys è il modo migliore per scoprire i misteri del progetto. Ma la loro sicurezza è notoriamente impenetrabile, quindi Hamish ha proposto una soluzione intrigante. Albion sta lavorando a un nuovo mini-drone, quello di cui parlava il mio contatto. Non è ancora in produzione, ma se ottenessimo i progetti, potremmo costruirlo anche noi. Per aggirare la sicurezza di Tidys. Esatto, esatto. Sono piccolissimi. Dovrebbero fare manutenzione agli altri droni Albion, ma essendo piccoli, possono infilarsi dove nessuno può. Ok, ci siamo. Il prossimo passo è infiltrarsi nel laboratorio di produzione dei droni Albion e ottenere i progetti. E poi avrete un bel giocattolino per entrare a casa Tidys. Mi piace. Vi mando le coordinate. Fate attenzione. Albion è gelosa dei suoi giocattoli. Vattene a fanculo! Farsi sbattere dentro non è divertente. Lo sconsiglio a tutti. Bentornato. Immagino che tu abbia un conto in sospeso con qualche fascista di merda, no? Ti stai avvicinando alla struttura droni Albion, dove sta venendo prodotto il mini drone. Meglio che ne valga la pena. Ne sono certo. Non hai scelta se vuoi disattivare il sistema di sicurezza del laboratorio di ricerca. Hai disattivato il sistema di sicurezza del laboratorio di ricerca. I progetti dei mini droni devono essere qui da qualche parte. Ho scaricato gli schemi, puoi andartene quando vuoi. Ah!
Ora che abbiamo gli schemi, possiamo produrre dei mini droni tutti nostri. Muoviamoci, Bugs. Dobbiamo entrare alla TIDIS al più presto. Fermiamo il progetto Temis prima che Nigel decida di lanciarlo. Stando a quanto diceva, non abbiamo molto tempo. Ci posso credere, porca di quella puttana. Io gli avevo detto che... Questa gente mi dà il voltastomaco.